date si prevede in Duccio? Per Duccio e la sua orchestra. Qualcuno dice che bisogna addirittura raccomandarsi per avere oggi come oggi uno spettacolo di Duccio. Impegnatissimo, tutte diciamo, le sere. Allora, ci sono sempre dei piccoli segreti. E i segreti sono quelli di avere un rapporto qualità-prezzo straordinario, è inutile dire, la crisi ci starà, però se io mi dovessi arroccare, io valgo 4 bottiglie di vino e nessuno me le dà, ah boh, io valgo, non valgo, non lo so quelle che valgo. È il mercato che lo decide, il mercato decide un anno che ne valgo 4. Certo, sei il più popolare dei cabarettisti abruzzesi. Ma il problema, non lo so se è così, però il problema è che i cabarettisti abruzzesi rimangono circoscritti in questa pozzanghera purtroppo. Tranne certo, Gabriele Cirilli che ha avuto la fortuna. L'altro ieri ci siamo sentiti Gabriele, ma Gabriele è partito con un personaggio romano, la scuola di Gigi Proietti, non è che ha portato avanti. Dopo ha messo il monologo Catafadù come cazzo le portessi i capelli, e io lo ringrazio sempre perché anche grazie a lui si parla dell'Abruzzo, però l'Abruzzo vero ovviamente lo portiamo avanti quelli che i residenti, solo che ecco, io ho avuto un attimo di coraggio in più a portare questa cosa fuori, poi anche la fortuna di avere amici, cominci con il Molise, dal Molise ti vedo uno delle Puglie, dalle Puglie ti vedo uno, mo stiamo a fare per esempio la zona di Avellino, l'Irpinia, sono stato paese vicino a quello di Vinicio Capossela, che mi ha onorato anche lui con la sua amicizia perché mi ha fatto una cosa bellissima all'Aquila eccetera, Calitri, io avevo il timore a 10 km da Calitri di non essere noi. Quando ho finito lo spettacolo è venuto questo signore di Aquilonia, mi disse ti volevo chiedere se ir de qua, cioè, volevo addirittura, perché il dialetto è simile, com'è simile pure nel Frosinate, ma pure la parte di dove ormai sono 4-5 volte che ci vado a Sezze, che è il paese di Martufello, grande amico, eccetera. No, si lavora, si lavora. Ma sincerità per sincerità, Duccio si diverte più in Italia o all'estero? Ma divertirci si diverte sempre. All'estero il cuore si apre meravigliosamente, anche perché c'è un pubblico straordinario, ma soprattutto... È diverso. Ma sai, ci sta. Alle volte io dico non voglio andare all'estero perché è troppo facile fare uno spettacolo. Quando arrivi, cioè io mi commuovo, io qualche volta ho dovuto frenarmi prima di cominciare a dire stupidaggini perché c'è un affetto immenso, veramente. E certe volte mi dà sole, mi dico, ma che ho fatto per meritarmi? Cioè alla fine vai a condenne, sei bravo, dai. 4 stupidaggini, no? Però quest'amore, questa cosa, la parte più stai lontano e più poi ti dà lì. Idealizzano in varie maniere. Poi c'è stato anche un altro riscontro, il riscontro dell'Aquila pure, cioè molte volte andando fuori il fatto che tu sei abruzzese ti sovrappongono alla memoria appunto dell'Aquila le cose, quindi abbracci e solidarietà. Io ci ho fatto addirittura un monologo perché tutte le sere Duccio, l'Abruzzo, allora guarda, l'Abruzzo, però Pescara, grazie a Dio, non ha sofferto di questa cosa. È vero anche che hai già festeggiato il trentennale dell'attività artistica, sì, non l'hai festeggiato come volevamo noi, no. Con una vera e apposita festa, no. Però con una novena di preghiera, un triduo di ringraziamento, no, ma è... La mia festa è il lavoro. Quindi non c'è nessuno che può vantare più di 30 anni di onorata carriera. Ma io purtroppo ce n'ho un po' di più, siamo sui 35. 35 anni di carriera. 35 anni dal primo contributo avuto, da Aldo e la sua orchestra nel 75, quindi insomma sono 35. Però, ricordi quel frangente, che spettacolo era? Ma dove ti trovavi? No, con lui ho fatto una stagione intera e fu la stagione in cui ho fatto più spettacoli di tutta la mia vita, 1975. Aldo Salvatore di Casale Incontrata, cioè aveva una bellissima orchestra, suonava nell'orchestra un ragazzo che poi è diventato mio cognato perché la sorella a forza di venire a far finta di sentirlo fratello veniva a guardare bene, cioè, 85, una frega d'anni fa. Vabbè, com'è cambiato lo spettacolo da quei tempi ad oggi? Sembrano proprio due periodi completamente diversi. Alcune volte devo fare una riflessione, è così, perché ci sono delle cose che allora facevano ridere, oggi forse un po' di meno, però ci sono delle battute invece che hanno una resistenza straordinaria. Ne come ricordi, ne ricordi qualcuna? Ma guarda, io ne ho diverse sulla qualche vita. Battuta inossidabile, come si suol dire. Una battuta che mi fanno adesso i ragazzi, sì. Chi faceva 35 anni fa
E poi ha fatto Epoca, ha fatto credo anche Cultura. Dottor, qualcosa per questi denti gialli ci vuole essere una cravatta marrone. E questa è una battuta, c'ha 35 anni. Addirittura ma cosa, 35 sì, anni? Sì, sì. Ma la cosa bella è che dottor, mi ha muccicato un cane, ci ha messo su qualcosa, noi gli è piaciuto e così. Era tutta una serie di freddure sul medico. E ciò, l'altra sera stavo al Charlie, a Sulmona, ragazzi che insomma non sono manco ragazzini, cominciano a tenere 30, 32, 35 anni, dice noi siamo cresciuti con le tue cassette. Con le... Anche noi siamo cresciuti con dico, le tue cassette. Ma ti dico, sotto la capanna, intramontabile, no, ma è successa una cosa bella, che mi ha chiamato un produttore di Milano dove io feci il primo disco proprio sotto la capanna, parliamo del 77, e mi ha detto guardi noi avremmo intenzione così di riprodurre perché ci hanno distribuzione nazionale. Nazionale a me fa sempre bene perché sai Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Modi Basilicata, Lazio, però dice noi ti richiedono in Toscana perché non rifacciamo quel lavoro vecchio. Allora ho rimesso su, mo sarà tra poco, una serie di oltre 20 anni fa che era Radio Cafone. E cominciava lei a tutti i bocca aperti in ascolto, eccetera, eccetera. C'era la hit parade di Radio Cafone, c'erano tutte le canzoni agricole, tipo rape toste per te, ho comprato stasera, eccetera, no? 10 cocce per te possono bastare, e tutte queste varie cose. Ma quella che piaceva di più era ho preso il catarro, non saccio perché, forse perché ho dormito con il culo scoprito, stavo a pensare, qui si mette, no, dobbiamo ristampare. Perché lo dobbiamo ristampare? Ma te 20 anni. C'è una generazione di mezzo che ha detto perché ci vuoi negare queste cose? Non si trova più. È vero. E le marfatte, quindi le marfatte, lo vetrinario, Ad esempio, ogni canzone nasconde una storia. Sotto la capanna, che storia nascondeva? Dici la verità, Duccio. Dicela. Non è autobiografica, è biografica di un'altra persona. Si può dire, non si può dire. Passiamo avanti. No, vabbè. Era un signore che... Prego dalla regia. No, per camuffare una cosa, fu beccato in un luogo non propriamente suo e se tu che Stefano, la fortuna fu che tenevo un forbice della vigna, sai, puta la vigna disse tengo certe capanne qua a ballo, invece il luogo era un luogo da... Tra una riflessione ed un'altra, Duccio, davvero un autodidatta del cabaret o ci sono stati dei personaggi a cui lui si è ispirato? Beh, entrambe le cose, perché essere autodidatta poi ti porta assolutamente ad avere comunque un riferimento culturale, tecnico pure, insomma. Ma i riferimenti in Italia ne sono tanti, tutti i comici del sud. A me piacciono principalmente i comici del sud perché la risata... ha un gusto del sud, del centro Italia, ma soprattutto sud. Non è perché i milanesi non mi facciano sorridere, assolutamente, ma hanno una battuta diversa, uno tiene una cosa, la diversità tra la comicità del nord e quella del sud, cioè il sorriso e la risata. Uno tiene la risata che è liberatoria, allontana tutto, la morte, le cose brutte, no, la risata è liberatoria. È anche una risata terapia. Assolutamente sì, la serotonina, da allontanare le malattie, insomma. E io i riferimenti che ho avuto, credo i riferimenti un po' di tutti, è Totò immancabile, è stato mitico. Più grande. Cioè. Renzo non è un comico, però mi piace la sua verve, il suo spirito goliardico. Renzo sta sempre, cioè Renzo non sta mai un attimo serio, cioè forse è serio solo quando parla dei bambini della Lega del Filo d'Oro, se no il resto è tutto cazzeggio nella sua vita, e quello mi piace. Io non riesco a essere serio. Ma perché... Duccio è così simpatico e disponibile 24 ore al giorno? Beh, vabbè, dove stanno le ore del REM? Lo dobbiamo chiedere alla sua dolce metà, le figliuole, a chi dobbiamo chiedere? Va, mia moglie ti dirà che, insomma, come ogni cosa... Perché si dice che gli artisti siano tutti un po' strani, è vero? Beh, strani, si vede, normale. No, sempre solari, qualche volta magari siamo lunari, perché io sono cancro, quindi un po' di lune forse ce l'avrò. Però nella vita l'ho imparato a assorbire, sono anche ascendente capricorno, per cui... Poi ho una fede innata
nel cristianesimo. Un uomo dal cuore grande è così, ma quando... Sì, me l'ha detto pure il cardiologo. Ah.